Oltre al Marina Café Noir ci sarà l'imbarazzo della scelta, gli appuntamenti squadernati nelle sei giornate, adesso cinque, sono davvero tantissimi e c'è l'imbarazzo della scelta. Se dovessi seguire, come dire, l'istinto del momento e il gusto mio personale, inviterei a non perdere senz'altro il reading concerto tratto dal libro di Sam Millar di Felice Montervino e i Dance Floor Stompers. Un progetto molto particolare, perché la storia che Felice e i Dance Floor racconteranno è molto particolare. È quella di Sam Millar, un ex attivista dell'IRA che dopo 10 anni trascorsi nelle carceri peggiori d'Irlanda riesce ad arrivare a New York e lì, per una serie di conseguenze date spesso dall'esperienza carceraria, si ritrova rinfilato in situazioni di natura criminose, riuscendo a liberarsi anche da questa trappola criminale e a ritornare finalmente a Belfast. Basti dire che è stato paragonato ai film di Sergio Leone o di Michael Mann, la sua storia, infatti a Hollywood presto ne faranno un film. E questo rientra anche nella passione che il Marina Café Noir ha per le storie nere, forti. Viceversa, un altro momento che io credo possa appassionare molto i lettori e in questo caso anche i nostri conterranei, cioè i sardi, è l'appuntamento della domenica condotto da Nicola Muscas con Michela Murgia e Marcello Fois, a cui abbiamo chiesto di raccontare, qualcosa di abbastanza impegnativo, come è possibile abitare l'utopia, come è possibile in altre parole costruire bellezza. Ed è vero che da sardi sappiamo bene cosa significhi bellezza e spesso è purtroppo questa bellezza, però siamo i primi a non tutelarla come dovremmo.